Oggi parliamo di un'autrice, una scrittrice molto famosa, molto prolifica, lei è Amelino Tombe. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Ciao ragazzi e ben ritrovati o ben arrivati sul canale. Se è la prima volta che venite, io sono Martina. Oggi vi parlo di una scrittrice che mi piace molto e lei è Amelino Tombe. In passato vi ho fatto un altro video dedicato ad uno scrittore in particolare, era Haruki Murakami, che continua a mantenere il primato nel mio cuore, però anche Amelino Tombe è una scrittrice che io apprezzo molto, sebbene ne riconosca alcuni punti di estrema qualità e magari alcuni aspetti che potrebbero allontanare un potenziale lettore. Lei è una scrittrice estremamente prolifica, pensate che in Italia sono stati tradotti 27 suoi romanzi, di cui io ne ho letti 22 al momento, quindi ho una buona quantità di volumi al mio attivo e posso un po' parlare di lei con cognizione di causa, perché in realtà nella produzione letteraria di Amelino Tombe ci sono diversi temi che ritornano molte volte, e quindi quando c'è un'autrice che scrive così tanto, un po' come succede con autori come, che so, Steinbeck o Stephen King, si ha l'impressione quasi di perdersi, ma da dove si comincia, che cosa cercare, che cosa trovare. E allora questo video vuole essere un po' un modo di presentare lei come autrice, come personaggio, e poi anche un modo di parlarvi in generale delle tematiche che lei affronta nei suoi romanzi, quelle tematiche che ritornano più volte in libri diversi, in modo tale da offrirvi un po' degli spunti e, se avete voglia di leggere qualcosa di suo, sapere un po' dove mettere le mani. Se avete letto già qualcosa di questa autrice, se vi piace, io vi invito a scrivere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e magari qual è il vostro libro preferito. Amelino Tombe è una scrittrice sui generis. Già la sua biografia è tutta particolare, perché lei è figlia di un ambasciatore di origine belga che quando lei è nata appunto si trovava in Giappone, quindi l'infanzia di questa ragazza è stata tutta giapponese, e non soltanto, perché ad un certo punto dal Giappone si sposta e, seguendo i viaggi del padre, andrà in Cina, poi andrà in Bangladesh e prima ancora era stata a New York, poi ritorna in Belgio, quindi un'infanzia fatta di viaggi, soprattutto di conoscenza del mondo orientale, che lei incontra attraverso comunque un filtro, quello del mondo dei diplomatici. Per esempio, quando trascorre gli anni in Cina, si trovano a vivere all'interno di un quartiere, il quartiere di San Litun, nel quale si trovano tutti i figli di diplomatici provenienti da vari paesi. Questa esperienza la rende una persona estremamente eclettica e fa sviluppare in lei quella abitudine alla scrittura che è quasi una grafomania, perché lei scrive veramente senza sosta. Il romanzo che le ha dato la fama è Il gene dell'assassino, che ha vinto anche un importante premio quando uscì negli anni 90, ma voi pensate che Il gene dell'assassino fu il primo romanzo ad essere pubblicato, ma l'undicesimo che aveva scritto l'autrice. Ha anche delle abitudini assai particolari: si sveglia nel cuore della notte, intorno alle 4, beve una tazza di tè fortissimo e, sospinta dalle visioni che le suscita questa bevanda, comincia a scrivere. Scrive a mano, non utilizza completamente le forme tecnologiche di scrittura, quindi completamente nessun uso del computer, scrive lettere a mano rispondendo ai suoi stimatori, è una donna che ha anche delle strane abitudini alimentari e che ha avuto disturbi alimentari nella sua vita, è un personaggio mediatico a tutti gli effetti, forse oggi lo è un po' meno del passato, però appunto negli anni 90, quando si scatenò il fenomeno No Tombe, queste sue abitudini, comportamenti, questo suo modo davvero alternativo di essere scatenò tante reazioni e catalizzò l'attenzione su di sé. Vi voglio parlare in particolare di sei grosse tematiche, chiamiamole così, sei grossi aspetti che riusciamo a trovare in modo più o meno trasversale nei suoi romanzi. Primo di tutti, uno degli aspetti predominanti della sua scrittura è il delitto. Il delitto lo troviamo in diversi suoi romanzi, ed è un delitto inteso non tanto soltanto come omicidio o come suicidio, ma proprio come atto necessario di eliminazione dell'altro. È solo attraverso questo atto violento che la persona riesce come a liberarsi dalla prigione che la stava tenendo attanagliata. Il delitto è l'atto violento, l'atto cruento di ricongiungimento della persona con il più profondo e vero sé.
Sì, ci troviamo dentro a concetti che sono un po' filosofici e decisamente strambi. Questi sono temi che lei riesce a portare avanti in diversi suoi scritti. Lo fa appunto in Igiene dell'assassino, che è il romanzo che dicevo ha segnato il suo esordio, lo fa nel Delitto del Conte Neville, in un romanzo come Attentato, ma soprattutto lo fa con Le Catilinarie. Io per ognuna di queste categorie vi segnalerò quello che secondo me è il libro più rappresentativo, o comunque quello che secondo me quello che a me è piaciuto di più. Le Catilinarie è indubbiamente il libro che io ho preferito. Ve lo faccio vedere in questa edizione. In Italia quasi tutti i romanzi della Nothomb sono pubblicati da Voland. Inizialmente Guand aveva pubblicato qualcosa, ma ora è Voland. Questa è l'edizione delle Catilinarie. In questo romanzo i protagonisti sono una coppia di anziani coniugi che decide di trasferirsi in una località di campagna per trascorrere in modo sereno i propri anni senili, se non che incontrano malauguratamente dei vicini di casa molto molto strani. Il vicino di casa, il marito di questa coppia di vicini di casa, è un uomo obeso, ingombrante e molto molesto che ogni giorno alle 4 del pomeriggio va a bussare a casa dei protagonisti e si ferma da loro, nella loro cucina, quasi senza proferire verbo, quasi senza voler parlare con loro, suscitando una serie di reazioni avverse perché appunto i proprietari di casa sono sempre più irritati dalla sua presenza. E questa presenza appunto maestosa, grossa, goffa, ingombrante, diventa un elemento di profondo disturbo. Il tema del delitto è presente all'interno del romanzo, ma anche il modo con cui la Nothomb riesce a tenere destra l'attenzione, riesce a tenere viva la curiosità del lettore perché si chiede: ma quando finirà questa cosa? Quando quest'uomo e poi la moglie smetteranno di ossessionare i nostri protagonisti? E poi in realtà i protagonisti vogliono smettere di essere ossessionati da questa coppia di vicini oppure no? Ecco, questo è un ottimo esempio di dove va a volare la fantasia dell'autrice. Seconda area tematica è l'area biografica. Inutile dirvi che è l'area che io preferisco, perché credo che i romanzi di stampo biografico di Amélie Nothomb siano quelli più riusciti. Sono quei romanzi in cui lei riesce a coniugare benissimo la sua esperienza diretta, personale, di persona che è cresciuta nel tempo, con un'arte narrativa che rende lirico e anche molto avvolgente tutto quello che scrive, con quella penna che è sempre un po' ironica, un po' sardonica. Ha questo piglio che è sempre piccato e un po' piccante. Questi romanzi in Italia sono stati raccolti da Voland in un volume che io vi faccio vedere. Il volume è questo. È un volumone che si chiama appunto Maxi Nothomb. Non è un caso che l'editore abbia messo qui dentro proprio questi cinque romanzi, che sono Metafisica dei tubi, Sabotaggio d'amore, Stupore e tremori, Né di Eva né di Adamo e Biografia della fame. Questi cinque romanzi sono i cinque romanzi biografici di Amélie Nothomb, o meglio, sono cinque e ne manca uno, che poi è quello che io vi consiglierò fra poco e che non fa parte di questa raccolta. Questi cinque romanzi sono stati disposti dall'editore in ordine cronologico. Non di pubblicazione, ma proprio anagrafico, cioè seguono le varie tappe della crescita della Nothomb. In Metafisica dei tubi, lei è una bambina, appunto, che all'inizio della storia è una bambina appena nata, che si paragona ad un tubo perché un essere dotato soltanto di una cavità orale e di un'altra cavità per l'espulsione degli escrementi, e mano a mano che si va a definire la propria coscienza, capisce che oltre il proprio ego c'è tutto un mondo intorno. E questo libro è ambientato in Giappone, mentre il successivo, ad esempio, Sabotaggio d'amore, è ambientato durante gli anni della seconda infanzia, primissimi anni dell'adolescenza, quando lei si trova in Cina. E ripercorrono praticamente tutta la sua storia, tutta la sua biografia dalla nascita fino agli anni della tarda adolescenza, arrivando anche a parlare della sua storia d'amore con un giapponese che lei è stata in procinto di sposare e che poi all'improvviso abbandona per tornarsene velocemente in Belgio per non restare impantanata in una relazione che non sentiva propria, e questo è l'argomento del libro Né di Eva né di Adamo. Nonostante questi siano, secondo me, appunto molto belli, quello che io mi sento di consigliarvi è un libro che non appartiene a questo gruppo e che si chiama La nostalgia felice. È un libro, secondo me, bellissimo perché questo romanzo è stato scritto dalla Nothomb dopo essersi recata in Giappone, ormai adulta, per pubblicizzare Metafisica dei tubi.
Kubi, che era stato pubblicato di recente nell'edizione giapponese. Quindi lei si ritrova a ritornare in Giappone dopo tantissimi anni con quel desiderio di rivedere i luoghi che erano cari all'infanzia, alla sua tata, anche il fidanzato, quello storico che poi ha abbandonato. E con un carico di aspettative da una parte, ma anche di dolci ricordi. E infatti il titolo traduce una parola giapponese che indica proprio la nostalgia felice, quella nostalgia che non è triste, non è carica di rancore o di rimorsi, ma al contrario è una nostalgia che affonda le proprie radici in vissuti teneri, in vissuti romantici, dolci, e quindi per questo motivo è una nostalgia fatta di tenerezza. È un libro molto bello, e se siete stati in Giappone o se amate il Giappone, io ve lo consiglio assolutamente, perché è proprio un modo di ritornare anche e di vedere con gli occhi questi luoghi che sono cari all'anima. Terza area tematica che lei sviluppa tante volte nella sua letteratura è il corpo. Amelino Tombe ha avuto un rapporto con il proprio corpo molto complesso, ha sofferto di disturbi alimentari, cosa che discute, ne parla sommariamente, soprattutto in Biografia della fame. Il corpo per lei è la sede dell'espiazione, cioè è il catalizzatore di ogni colpa. Per questo motivo nei suoi romanzi abbondano personaggi che sono descritti con delle caratteristiche fisiche a volte raccapriccianti. Molto spesso sono dei personaggi obesi, grottescamente obesi, come detto nelle Catilinari o anche Igiene dell'assassino. Altre volte sono dei personaggi deturpati nel viso, altre volte sono dei personaggi magrissimi, scheletrici. E questo è un tema che lei affronta varie volte. Ad esempio, in Dizionario dei nomi propri lei parla del periodo di vita che ha trascorso in America quando era a New York, e soprattutto del rapporto con la danza e di come quella fase, quel periodo è stato fortemente segnato poi da appunto disturbi alimentari. Non l'ho messo nella categoria biografici perché in realtà Dizionario di nomi propri non ha come protagonista Amelino Tombe, ma un personaggio femminile che è una sorta di alter ego, però non è lei in prima persona. Il romanzo che io vi consiglio assolutamente per questa categoria, diciamo, è questo: Una forma di vita. Secondo me è uno dei risultati più alti che ha raggiunto Amelino Tombe nella scrittura. Questo libro è una sorta di epistolario in cui lei parla con un soldato che è di stanza a Baghdad e che comincia a scriverle dopo aver letto alcuni dei suoi romanzi. Parte quindi come una sorta di autofiction per poi sviluppare delle tematiche fortissime sul tema proprio dell'identità, del corpo, del riconoscimento di se stessi attraverso una forma fisica, ed è un libro veramente bellissimo. Altra categoria che lei tratta varie volte ed è anche questa molto interessante è la rivalità femminile. In molti libri dell'Amelino Tombe ci sono questi contrasti fortissimi tra due donne, due figure che apparentemente dovrebbero essere amiche e poi in realtà si rivelano invece acerrime nemiche. Anzi, uno dei due personaggi diventa davvero una sorta di nemesi per il protagonista. Ce ne sono diversi, alcuni anche di stampo biografico. Per esempio Sabotaggio d'amore è un libro in cui, vi dicevo, è ambientato in Cina durante gli anni della tarda infanzia dell'Amelino Tombe, e si parla di questo rapporto molto forte, molto teso, altro che l'amica geniale, tra Amelino Tombe e un'amica. Ma quello che mi è rimasto più impresso e che mi sento di consigliare riguardo questo tema è sicuramente Anticrista, un romanzo in cui si parla appunto del rapporto fra due adolescenti. Sono due ragazze, una, la protagonista, è una ragazza timida, rispettabile, appartiene ad una famiglia che l'ha sempre tenuta molto in considerazione, molto coccolata. Conosce una compagna di classe e decide che con questa compagna deve essere amica. La compagna è Krista, un personaggio che è come una sorta di parassita, si approprierà progressivamente della vita della protagonista, riuscendo a rubarle anche le attenzioni e l'amore dei genitori. È uno di quei libri in cui vorresti entrare dentro le pagine e dire ok, fermati, fermati, non farlo più, e che ti tiene sulle spine per tutto il tempo. È anche uno dei libri in cui Amelino Tombe riesce a tenere l'attenzione fino alla fine.
Quinta categoria su cui mi voglio soffermare un attimo è la fiaba, fiaba e mito. Amelino Tombe ama nei suoi romanzi attingere alla tradizione della mitologia e soprattutto della fiaba classica, in particolar modo i miti greci, che sono una componente essenziale della sua letteratura e ritornano tante volte nei suoi romanzi. Lei trae spunto un po' dalle fiabe, come ad esempio Inattentato, che è una sorta di riscrittura della Bella e la Bestia, oppure ancora in quello che è Riccardin dal Ciuffo, è uno degli ultimi usciti, uscito qualche anno fa, ed è una riscrittura proprio della fiaba di Riccardin dal Ciuffo. Quello che secondo me riesce a prendere meglio questi miti e questi tabù e riesce a parlarne in un modo che è molto vicino alle dinamiche della fiaba è questo libro, Mercurio. Mercurio è un libro allucinante ed è un libro allucinante sia nello sviluppo della trama che poi nelle scelte stilistiche che fa l'autrice, perché c'è un doppio finale, c'è un doppio finale alternativo, cioè si può tornare indietro e vedere una seconda possibile conclusione della storia. Cioè, proprio a un certo punto lei dice: io non sapevo decidermi fra questi due finali qui. Quindi li ho messi tutti e due. La protagonista qui è una ragazza che in seguito ad un avvenimento disgraziato è rimasta deformata e deturpata in viso, aveva un bel viso che è stato completamente deformato, per cui viene tenuta in ostaggio su un'isola da un uomo che se ne prende cura. Ora io vi dico ostaggio, insomma è un po' più complicata la cosa, comunque viene tenuta dentro questa sorta di carcere dorato, perché il suo aspetto è talmente orribile che non può essere visto da nessuno, tant'è vero che all'interno di questa casa in cui lei sta non ci sono forme riflettenti, non soltanto specchi, ma non ci sono nemmeno le posate di metallo, cioè non c'è nulla su cui ci si possa riflettere. E ad un certo punto arriverà un personaggio, cioè la protagonista si ammala e arriverà un altro personaggio, una donna che viene chiamata per aiutarla a guarire. E da qui si sviluppa tutta la storia. Ci sono tutti questi temi proprio del tabù, della costruzione dell'identità, del riconoscimento di sé. È una sorta anche in parte di romanzo di formazione, molto affascinante e anche molto perturbante per certi versi. L'ultima cosa che vi voglio dire riguardo l'Anno Tombe non concerne proprio un romanzo in particolare, ma un po' in generale il suo stile di scrittura. Vi dicevo, lei ha uno stile ironico, pungente, molto piccolo. Cante, cioè ti tiene sempre sulle spine, però ci sono delle volte in cui non sempre riesce a tenere l'attenzione viva dall'inizio del romanzo fino alla fine. Questa è una cosa che obiettivamente è una sua pecca per quanto mi riguarda, non lo fa appunto con tutti i romanzi. Ci sono dei libri in cui riesce benissimo a mantenere questa attenzione molto, molto desta, molto viva, altri in cui ad un certo punto però si vede proprio una tendenza al rallentamento e i finali non sono all'altezza delle aspettative. Questo forse succede a causa del fatto appunto che lei abbia questa grafomania, perciò scrive in maniera veramente bulimica e non si ferma mai. Però c'è un altro aspetto che potrebbe entusiasmare alcuni e un po' distogliere l'attenzione da altri, ed è il fatto che in molti suoi romanzi lei tende a utilizzare un dialogo serrato. È uno stile di scrittura che non fa dovunque, lo fa in alcuni testi, per esempio Igiene dell'assassino, oppure lo fa in Ritorno a Pompei, che è un romanzo dalla trama estremamente allettante, che però proprio per lo stile, per il modo in cui è stato scritto, può generare un po' di allontanamento da parte del lettore. Per esempio Ritorno a Pompei è un romanzo in cui la protagonista è una Amelino Tombe che si risveglia dopo un intervento chirurgico e si ritrova nel XXVI secolo. Qui incontra uno scienziato al quale comincia a porre una serie di domande per capire come si è evoluta la società nel momento in cui si trova lì. Un espediente narrativo molto interessante, sicuramente curiosissimo perché ti vengono in mente tantissime domande, lei ne fa tantissime, però le soluzioni trovate, le risposte trovate dall'Anno Tombe, le soluzioni trovate dall'Anno Tombe non sono alla stessa altezza dello stile tenuto, perché questo dialogo serrato, serratissimo fra i due personaggi rischia di far cadere un po' l'attenzione, e questo è appunto un aspetto che potrebbe distogliere dal gusto della lettura. Perciò, se non avete mai letto niente dell'Anno Tombe, io libri come
appunto il ritorno a Pompei, non mi sento di consigliarveli proprio perché hanno questo aspetto. Magari cominciare da qualcuno degli altri di cui vi dicevo può essere una buona idea. Bene, io ho terminato. Fatemi sapere se avete letto qualcuno dei libri di cui vi ho parlato o altri libri della Notomb, se vi piacerebbe iniziare con qualcuno dei suoi testi, se vi incuriosisce, scrivetemi sotto nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo domenica prossima con il prossimo video. Ciao!